lui c'è da imparare tutto il meccanismo del fuoriscena, lui le digressioni che lui riusciva. Lo spettacolo suo era fatto più di digressioni che di storie in sé, cioè era più tutte le cose che lui ci metteva dentro, no? Di commento, comincia a commentare il vescovo e parte quasi un altro racconto, che non c'entra niente con il racconto iniziale. Quindi era un grande, in questo senso, un grande narratore anche lui, perché la narrazione orale è fatta di digressioni. Quindi da lì ho imparato anche tantissimo il suo modo di fare. Io però ho fatto la cosa estrema della sedia, io volevo proprio fare una cosa estrema, volevo non muovermi più da un box, non agire più di tanto, perché volevo che appunto tutti gli spettatori si concentrassero con le orecchie a seguire le parole che stavo dicendo. Considerate che è venuto fuori Colassi in un periodo in cui il teatro aveva la rinuncia violenta contro la parola, cioè negli anni 80, inizi anni 90, eravamo tutti contro l'idea del teatro di parola, bisogna, il teatro deve essere fatto di immagini, di scene, di movimento, di corpi, quindi io che tornavo in teatro e facevo tutta una cosa di parola, era un po' sconcertante, anche rispetto al teatro di ricerca, no? Era un po' sconcertante. Però dopo credo sia stato usato molto, ma no? Io sono molto contento di come è stato. Modello direi di no, no, perché non mi sono mai messo a pensare che se uno si mette a fare un racconto devi fare come me. No, quello no. Tendo molto a evitare che gli attori precipitino dentro il teatro civile, questo sì, ma quel teatro civile. Cioè non mi piace un teatro che parla della nostra storia recente o non recente, come dire, assumendo il tono di chi la sa e che te la racconta in modo che alla fine non capisci chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Questo è un po' quello che fa il teatro civile. Ottimo, per carità. Spesso il teatro si è sostituito alla politica, alla magistratura, ha tirato fuori delle cose che erano sepolte. Benissimo, chi lo fa sono felicissimo. A me non interessa quella modalità, cioè, non interessa che lo spettatore percepisca un'indignazione quando esce dallo spettacolo. Lo spettacolo di teatro civile, tu esci, sei indignato per le cose nefaste che sei venuto a sapere. La cattiveria, la malvagità, il profitto, perché quelli dell'Ilva hanno fatto questo, perché quelli della Thyssen, perché piuttosto quanta plastica e bla bla bla, sappiamo, sono 3.000 le cose. Non vanno, no? Questo mondo. Però ho la sensazione che poi quando uno esce è molto indignato. E indignato vuol dire che sei assolto in qualche modo. Ti sei assolto da solo venendo al teatro. Tu sei dalla parte di coloro che hanno capito che sono buoni e che denunciano, comunque individuano della malvagità dei vari responsabili che sono stati spiegati e delineati. Cioè il male dove sta. Ecco, io preferisco che uno esce molto inquieto invece, non inquieto. E mi piace l'inquietudine. Appunto, che uno esce e dice, ma io che avrei fatto al posto dei Colassi? Questo è più inquietante che dire i buoni stanno di qua. Quando Paolini fece Ustica, lo spettacolo, un bello spettacolo, ma quello era veramente. Poi lui a quel tempo era proprio convinto di teatro civile. Però quando l'ho visto, io dopo lo spettacolo, mi ricordo che c'è tutta una chiacchierata, una discussione con lui in cui gli dissi che secondo me doveva riuscire a raccontare Ustica a partire da un radarista, cioè doveva partire da un personaggio, non farci l'affresco di tutte le magagne che erano successe, che tu alla fine esci, disgraziato, hanno messo una bomba e nessuno ancora ha tirato fuori il perché, il per come, i libici, viene a sapere tutto. Ma se invece parti da un radarista che quella notte ha visto tutto, sa tutto di quello che è successo e non parla, questo è un conflitto, questo è teatro. E parlando di lui puoi parlare lo stesso di Ustica, di quello che è successo. Allora parli dal punto di vista di un essere umano che non ha risolto questa grande angoscia del parlare. Perché non parla? Perché c'ha famiglia, perché c'ha figli, perché quattro dei suoi sono già morti in circostanze che non si sa bene come e perché. Visto quella notte è meglio che sta zitto per sempre e questo è un
termini generali della catastrofe, che l'Ilva tutto quello che fa e che non fa, parliamo del singolo operaio che si chiama Casimiro, che ne so, Leopoldo San Fedele, che continua ad andare a lavorare. Cioè, famiglia, vive ai tamburi di Taranto, al quartiere dei tamburi, i ragazzini non possono più uscire di casa perché si ammalano per respirare quella polvere rossa che ha coperto ormai quasi tutte le campagne intorno. Sa che sta morendo, sa che sta facendo morire gli altri e continua ad andare a lavorare. Lui e gli altri migliaia, perché quello è un conflitto. E non è risolvibile. Non è risolvibile che se va a lavorare ha lo stipendio, possibilità di comprare i cellulari ai figli, no? Di consumare quello che la società gli chiede, che la società gli deve consumare. Non è mio cittadino, è un consumatore, non siamo più cittadini, siamo consumatori, siamo clienti di un'immensa fabbrica di prodotti al 90% futili e totalmente inutili. Eppure continuiamo a lavorare così, a stare dentro questo meccanismo. Ma quello sarebbe un altro racconto interessante, no? Partire sempre dal piccolo, da uno, partire da Colas. Io devo raccontare la stessa storia, un po' come la raccontava Rice, cioè vedi tutto l'affresco della lotta, io l'ho raccontato a modo mio, sbagliando, certo, facendo così ho commesso anche, cioè Martin Lutero che dice la delle mani l'acqua santa non può essere, no? Perché i protestanti l'acqua santa non ci danno. No? È vero che però gli dice non ti posso dare il perdono di Dio, quello è una cosa molto. Invece forse un cattolico direbbe confessati e ti do il pentimento, però magari ho mescolato poi delle altre cose, però mi piaceva l'idea di un gesto molto concreto, quello di lavarsi le mani nella cosa, però quello è il racconto ti permette anche di rompere un po' le strutture storico precise con cui da cui parte e lavorare in altre direzioni. Io ti devo salutare perché devo andare a prendere.